di guerra. Sono stati i ragazzi della comunità rondine, giunti da ogni dove, ad aprire al Sibaris lo showcase di Mariella Nava con il loro messaggio di pace e fratellanza. Diversa di un sentirsi figli di una terra martoriata, ferita, ma figli di una terra bellissima. Ecco il pensiero come noi frati minori abbiamo voluto invitare loro, coinvolgere loro. Sono fatti tanti chilometri da stamattina in pullman per dire anche alla nostra terra, forse possiamo guardare oltre quella piccola ferita che abbiamo nel cuore e far sì che le nostre ferite, invece di essere ferite, possano essere feritorie, cioè luoghi dove posso io vedere più in là in una speranza. La cantautrice in smagliante forma, accompagnata alla chitarra da Roberto Guarino, Salvatore Cauteruccio alla fisarmonica e Sasà Calabrese al contrabbasso, ha presentato, raccontandosi, il suo ultimo lavoro discografico Sanremo sì, Sanremo no. L'album, oltre a contenere due inediti, propone tutte le canzoni che l'artista ha pensato per Sanremo. Alcune di esse sono state selezionate per partecipare, altre invece no. Ma nonostante ciò, sono state dei passaggi significativi del suo scrivere migliore e della sua vita musicale. La manifestazione è stata patrocinata dall'amministrazione comunale, soprattutto nelle figure di Mimmolo Polito, sindaco della città del Pollino, e Lucio Rende, consigliere comunale con delega alla cultura. Pressione perché la gente invece si sa. Salve, sono Mariella Nava e sono qui su Castrovillari in Rete per parlarvi del mio nuovo lavoro che Sanremo sì, Sanremo no, una raccolta di tutte le mie canzoni importanti, più importanti forse, con un comune denominatore che è il Festival di Sanremo. Da qui il titolo, ma perché sì e no? Perché alcune canzoni che mi hanno portato comunque tanta fortuna sono arrivate su quel palco e sono quindi state offerte da lì o per voce mia o per voce di grandi interpreti come Renato Zero o Edoardo De Crescenzo. E altre volte invece insomma sono state pensate da me per quell'occasione, ma ahimè non ce l'ho fatta a portarle a Sanremo, cioè nel senso non sono state scelte, prescelte per far parte delle varie edizioni del festival. E però nonostante questo, nonostante tutto, mi sono accorta che sono tra le più amate comunque del mio repertorio e quindi ho pensato che il fatto di averle scritte per quell'occasione ha attivato in me un buon inchiostro, diciamo così, una buona penna, al punto da dover comunque tributare Sanremo lo stesso, anche quando non sono state lanciate da quel palco, dal palco dell'Ariston. E, tanto è vero, insomma, che poi potrete scoprire all'interno di questa raccolta che proprio il Sanremo no, che è la storia meno nota, perché quella sì, ovviamente si conosce, proprio la parte, quella in nero, caratterizzata appunto dal fatto che non sono andate su quel palco quelle canzoni, però in qualche modo contengono canzoni molto interessanti e tutto sommato conosciute, come It's Forever, cantata in coppia con Dionne Warwick, come c'è una colonna sonora strana, e dicevo insomma come It's Forever, cantata in coppia con Dionne Warwick, tra l'altro anche inno dei mondiali di sci di Bormio 2005, come Piano Inclinato, che è una delle canzoni che cantai con Renato Zero all'interno del suo show Tutti gli Zeri del Mondo, una canzone da lui molto amata tra l'altro, Piano Inclinato, dedicata al problema dell'AIDS, come Le Ultime, Il Viaggio e Fisionomia, come Il Nome di Ogni Donna, che mi vede affiancare la campagna contro i femminicidi del TG1 ed è stata candidata tra le 10 canzoni prescelte al premio Amnesty International 2013, come Dimmi che mi vuoi bene, che i miei fans, famosi navaganti, conoscono molto bene e si dedicano quando vogliono dedicarsi una canzone d'amore, e tanti altri momenti come Dentro una rosa, per esempio, la cui introduzione è nota e più per essere stata una canzone, una sigla di un noto spot pubblicitario.
E insomma, questo per dire che anche a chi insomma, mi chiede come si fa e cosa c'è dietro la preparazione di una cantante che deve andare appunto al Festival di Sanremo, le speranze, le aspettative deluse, ecco, c'è anche tutto questo diario raccontato con aneddoti, con curiosità, con un po' di diario, di memoria di tutto il mio viaggio all'interno di questa vetrina, e sia da spettatrice che da protagonista. Dal mio esordio fino ad oggi. Tutto questo diventa anche un live, come nel caso appunto di questa sera qui a Castrovillari al Teatro Sibaris. È molto bello per poter raccontare attraverso la musica tutto quello che ho fatto fino a qui e tutto il mio mondo a chi mi viene ad ascoltare. Per chi invece vuol solo comprare il CD, cioè saremo sì, saremo no. Ciao. Dove la più ricercata resta l'aria.